Siamo all'Orto del Sorriso di Via Calabria con Francesco Buongiorno, Belardinelli, buongiorno a tutti. Orto del Sorriso conosciutissimo, ma tu sei responsabile organizzativo qui Sì, della struttura e commerciale. sì. Innanzitutto, come funziona questo orto? Che succede? Allora, l'orto nasce da un progetto inizialmente tramite Caritas, quindi c'è stato un lascito di una casa colonica e del terreno che potete vedere alle tue spalle. E praticamente qui facciamo una coltivazione di ortaggi senza nessun tipo di prodotti aggiuntivi, quindi sono tutti 100% naturali, che vendiamo al nostro punto vendita e collaboriamo con alcuni supermercati e anche alcuni locali di ristorazione per delle forniture settimanali, non quantità industriali perché, come vedete, la disponibilità è quella che è. Ma ci teniamo a far assaggiare i nostri prodotti perché sono del territorio e in più danno una seconda possibilità a chi magari una seconda possibilità spesso non gli viene data. Impieghiamo nel lavoro comunque delle persone che o sono un po' svantaggiate, quindi dal punto di vista di disabilità fisiche, o chi deve fare dei lavori socialmente utili. Ecco, diciamo un po' questo. Che cosa, quali colture state facendo in questi Sì, giorni? allora, al momento potete vedere qui alle mie spalle, stanno preparando il campo per la preparazione della semina invernale, perché siamo ad agosto, ma alcuni prodotti vanno già adesso. E poi abbiamo qui di fronte i meloni, buonissimi, alcuni cocomeri che non si vedono dalla vegetazione, ma ci sono anche quelli, i primi questi giorni. Abbiamo una grande varietà di pomodori. Melanzane, zucchine, peperoni e fagiolini. E poi abbiamo un secondo campo che è vicino alla zona del cimitero dove abbiamo raccolto le cipolle che attualmente sono finite e qui fino a poco fa avevamo anche le patate, le insalate, i porri e i sedani che vediamo alle nostre spalle. Ecco, qui avete un punto vendita, no? Dove si può venire a Sì, comprare, si possono venire a comprare i prodotti della vostra sì, terra. sì. Però accennavi prima, voi collaborate con alcuni supermercati, conferite alcuni vostri prodotti, tra cui l'Oceano Sì, di sì, Castelplanio. Quando è sì. iniziata questa collaborazione, che cosa portate lì? Allora, la collaborazione con il Centro Oceano, che colgo l'occasione per ringraziare il titolare Gianluca Chiodi, che si è reso subito molto entusiasta e disponibile. Facciamo una selezione settimanale di verdure, quindi quello che abbiamo del campo, e in più lavoriamo con dei prodotti trasformati, perché all'interno della struttura abbiamo un laboratorio di trasformazione, dove principalmente produciamo marmellate e passate, quindi anche abbiamo sperimentato dei sughi che saranno disponibili attualmente, c'è qualcosa già all'Oceano e anche in supermercati qui locali della zona di Jesi. Questo è importante perché ci aiuta prima di tutto a non sprecare, quindi se c'è una raccolta maggiore di prodotto che non si riesce a destinare alla vendita viene riutilizzato. E in seconda fase comunque ci aiuta anche a produrre questi prodotti senza additivi, quindi facciamo marmellate senza pettina, soltanto con la frutta e ugualmente per la passata per esempio di pomodoro o i vari sughi che facciamo con una preparazione diciamo casalinga, ecco, piccole produzioni che però mantengono la qualità, ecco. Qualità che vi viene riportata dai vostri clienti, Sì, immagino, sì. i nostri clienti sono soddisfatti, questo ci fa molto piacere. Sicuramente c'è sempre da migliorare, però ecco, diciamo che i primi feedback sono positivi. Bene, allora l'Orto del Sorriso di Via Calabria e vi trovate, oltre a tutti gli altri, anche Francesco. Vi aspettiamo.